Ciao fratelli Fibro, sono Evelyn. Io oggi vorrei leggervi uno scritto da una mia guerriera con cui sto lavorando per parlare di come ci si sente. Mi faceva star male che gli altri non capivano la mia malattia e come mi sentivo. Mi creava rabbia perché vorrei comprensione e appoggio dalle persone e non essere giudicata come una malata immaginaria. Mi creava rabbia e delusione perché non voglio che gli altri pensino che sono solo una persona svogliata o lamentosa. Sono una persona che si dà da fare, sono responsabile e volenterosa e quindi non voglio essere giudicata per quello che non sono. Mi interessava sempre molto i giudizi degli altri, non solo sulla malattia. Avevo bisogno del parere degli altri, del sostegno, delle conferme degli altri. Avevo paura di prendere le decisioni da sola. Mi sentivo insicura, avevo paura di sbagliare. Avevo il timore di essere giudicata per quello che faccio. Alla fine, spesso, finivo per ritenere più importante quello che pensavano gli altri di quello che pensavo io. Ma in realtà gli altri non possono sapere a volte cos'è bene o no per me o cosa posso volere io. È come se non mi fidasse abbastanza di quello che pensavo o sentivo io perché non mi davo abbastanza importanza. Pensavo che gli altri non sbagliavano o quello che facevano loro fosse più giusto di quello che probabilmente avrei fatto io. Mi confrontavo sempre con gli altri perché facevo fatica a dar valore a quello che pensavo e facevo io. Il fatto di non sentirmi compresa nella malattia mi faceva sentire in difetto rispetto agli altri e questo mi faceva abbattere ancora di più e mi sentivo sempre in dovere di fare di più per sentirmi all'altezza. Prima non parlavo della fibromialgia con le persone conosciute o sconosciute perché mi vergognavo. Sapevo che non mi avrebbero capita e che venivo presa per malata immaginaria o depressa o lamentosa. Non ne parlavo anche perché non sapevo descriverla. Se mi chiedevano cosa avevo, perché mi vedevano star male oppure non facevo una cosa, non sapevo spiegargli che male avevo, perché i mali che io sentivo erano tanti, troppi, dolori, stanchezza, mancanza di forza, nessuna lucidità, ansia, insonnia, eccetera, eccetera. E quindi il più delle volte mi limitavo a dire, soffrivo di dolori. Quelle poche volte che avevo parlato della fibromialgia, nessuno sapeva cosa fosse e sembrava parlasse di avere un raffreddore o una stupidata qualunque, perché nessuno capiva quanto fosse grave e debilitante vivere con la fibromialgia. Certo, mi creava stress tutto ciò, in quanto non mi sentivo capita, compresa da nessuno. Mi sembrava di vivere la vita in un incubo. Una vita che io non volevo e nell'incomprensione totale, con la rabbia e la frustrazione che ne conseguiva dal vedere che nessuno conosceva questa malattia, che secondo gli altri i miei disturbi erano probabilmente psicosomatici, che non esiste nella realtà questa malattia. Mi sentivo continuamente in difficoltà, in imbarazzo nel vedere che la gente ti guarda male e si pensa che hai poca volontà o sei depresso perché hai sempre bisogno di riposare e non ce la fai a fare questo o quell'altro. Mi creava stress perché dovevo sempre inventare delle scuse se non riuscivo a presentarmi ad un appuntamento perché ovviamente per gli altri io non ero ammalata. E quindi non era comprensibile che potesse non farcela. Mi creava stress perché facevo sempre finta di non avere niente quando ero con le altre persone e mi sforzavo di fare tutto
fatto le cose normali come facevano gli altri. E poi stavo ancora peggio. Mi creava stress il fatto di non parlarne, perché mi faceva sentire ancora più aliena. Ero sola, solo con i miei mali. E la cosa peggiore, che i miei mali non avevano un nome per nessuno. Erano inesistenti per gli altri. Allora, questo era il racconto di una mia guerriera che è sul suo percorso e lotta e raggiungerà la sua salute. Però io, il messaggio che io vorrei dire oggi a tutti voi è che dovete capire, dovete diventare consapevole di tutti gli aspetti della vostra malattia, della fibromialgia, e dovete diventare consapevole e capire voi stessi. Questo è fondamentale. E come combattere, il modo giusto per combattere per la vostra salute. E poi io vorrei aggiungere agli operatori sanitari, medici e familiari che non è possibile che le persone lasciano 4 milioni di persone in Italia soli con i loro mali, come diceva la mia guerriera, perché io ne sono uscita da centinaia di sintomi a essere completamente sana, senza un dolore in corpo, capace di fare tante cose e vivere una vita normale, piccoli accorgimenti di benessere, ok? Alla fine, dopo aver fatto il mio percorso, ovviamente non prima ci voleva una forza di volontà molto, molto, molto grande, però io ce l'ho fatta, e come io ce l'ho fatta, anche gli altri ce la fanno, e la mia forza è solo stato tirato fuori, canalizzato, io ci ho creduto, e quindi ero già una vincitrice in partenza. Quindi io, il mio messaggio, gli amici medici, è: non potete scartare queste persone, loro ce la possono fare, ma con l'informazione e il sostegno ce la possono fare. Nessuno deve essere lasciato indietro, nessuno deve essere dimenticato. Tutti che trattano con fibromialgici devono almeno avere, io non dico la pazienza, però almeno avere l'interesse di supportare le persone, di dargli un sostegno. Può essere una cosa che ci vuole tanto tanto impegno, però almeno non chiudete la porta in faccia ai fibromialgici, perché loro ce la possono fare. Se ci fosse più informazione in Italia, tante persone sarebbero facilitati a fare il loro percorso, a trovare la forza e fare le cose che devono fare per uscire fuori. Però già il fatto che nessuno li crede, li capisce, li sostiene, li supporta, è un delitto, è una lacerazione nell'anima per un fibromialgico. Quindi il mio messaggio a tutti quanti è: credete.